Amici cari, amici del Gennaro Master, la pizza, buongiorno a tutti, vi voglio sempre bene, vi tengo sempre a tutto quanto dentro il cuore. Non vi meravigliate che questo video viene girato in un altro angolo della casa, perché ha già rispondono a varie persone. Uno è un cretino e vabbè, è nata una persona che gentilmente ha accennava, noi non sapevamo che tu scrivevi tutte queste cose, che fatto. Ma vedete, amici cari, come ho detto, ma a me non mi importa di dire quello che ho fatto, quello che faccio, quindi io faccio e basta, lo faccio perché mi piace. E poi qualcuno si ricorda che quello che ho fatto in televisione, la Rione, Canale 5, Italia 1, Canale 21, Tele A, l'hai fatto quasi tutti qua, e allora a me fa veramente molto molto piacere. Anche per le cose che ho scritto, io ho iniziato, come già dissi, un canale 34 con Giuseppe Di Bianco, giornalista del Roma, il quale mi introdusse nella rete televisiva con le mie commedie a Chiusi, che rappresentavamo con la mia compagnia all'epoca dei filodrammatici. Poi andammo al Teatro Minimo, ex Teatro Minimo, poi c'è stato un Ferramento lì vicino al San Ferdinando. E poi tante tante altre, e poi Giuseppe Di Bianco mi introdusse e mi fece entrare al San Lazzaro con Luisa Conte nelle commedie, e che lì conobbi la famiglia Di Maio, Oscar Di Maio, zia Olimpia, Gaetano Di Maio e tutto questo, sapevo che sono tutte altre storie. Quindi mi diceva questo amico, cioè, no, io non sapevo, cioè, come già disse Donna Luisella quando pubblicai alcune cose diverso tempo fa, e dice: no, ma io non sapevo che tu facevi tutte queste. Ma amici cari, io a 14 anni faccio qui, andavo a scuola e scrivevo poesie, recitavo nei teatri delle parrocchie, organizzavo recite scolastiche, quindi a me serve, perché poi tra l'altro io vengo da una famiglia, diciamo, di artisti. Mio padre col fratello aveva la compagnia di attori, la compagnia d'aria, come già specificai nel cortometraggio della carissima amica Margilla, un bacione Margi, ma un documentario che ha vinto diversi premi, Napoli, giusto la sceneggiatura di Margi, le location di Margi, il copione, e la musica e modestamente del sottoscritto, quindi ho fatto sempre questo. Allora, quello che ho pubblicato, perché l'ho ritrovato nel mio altro archivio, nell'altra stanza, e questa è una parte dell'archivio di tutto quello che io ho scritto. Ecco qua ci stanno le musiche, le commedie. E qua ci stanno tutte le sceneggiature, i cortometraggi, altre musiche ancora, vedete, altre musiche, perché poi all'epoca io facevo spesso spettacoli teatrali, per cui nelle commedie inserivo delle musiche di accompagnamento. E vabbè, tutto poi depositato alla SIAE, copione e musiche, e quindi sta tutto depositato, tutti in ordine. E qui ci sono ancora altri cortometraggi, ecco qui copioni, commedie, teatro, copioni, testi teatrali, e poi abbiamo ancora, come ho detto, musiche, e qui poi c'è, ecco qua, ancora un'altra parte dell'archivio, che sta ancora è tutta roba. Questi grandi raccoglitori sono tutte commedie in un atto, due atti, tre atti, dipende. Perché io, come dissi l'altra volta, quando facevo un enotato, eh sì, perché mi mettevo con la famosa lettera 32, la mitica, che mi è sempre piaciuta e la conservo, come ho fatto vedere molto, molto gelosamente, e mi scrivevo in commedie. E poi una buona parte venivano rappresentate. Altre le scrivevo semplicemente perché avevo l'idea, per la paura che avevo che l'idea potesse sparire da un momento all'altro, e mai scrivevo. Magari c'è ancora qualcosa da, come dire, da
rivedere, da aggiornare. Va bene, ma questi sono solo dettagli. Poi venne un reincontro con Susi Stella, la mia compagna artistica, che abbiamo fatto tante e tante di quelle cose insieme, matrimoni, feste di piazza, come si dice a Napoli, eventi vari. Facevamo la coppia. E qui c'è ancora altra roba che poi abbiamo fatto in televisione, Scenette, Stellina e Gennarino, Teleate, Lea Più, eccetera, eccetera. E lì vennero pubblicate poi le cassette, le famose VHS, e più poi in seguito i DVD. E questo volevo far vedere che io ho sempre scritto, ho sempre fatto, ecco, ancora una tua pillola, ecco qua, queste sono grosso modo bozze di cose da sviluppare ancora. E che ci vado? A me urano, tu me muori. Non è l'idea, o pallina, una cosa super figlia mi metta sì, ma poi sia super una metta scrivere. Non è che tralascio, come mi viene l'idea scrivo. Se c'è qualcuno che mi sfida ancora meglio, come le donne, mi sfida un qualcosa, la sua bellezza, la sua grazia, la sua gentilezza, la sua poesia, i suoi movimenti, mi scrivo con me stessi. E poi dopo, se è possibile utilizzarlo per lo spettacolo, io la riprendo e la utilizzo. Per il passato ho scritto anche delle conferenze, una conferenza sul teatro e poi una conferenza sulla vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, che furono discusse queste conferenze nella sala dei baroni al Maschio Angioino. All'epoca l'associazione amica, come scrivevo, vedevano tutte cose, aggiunto un amico mio. Un'associazione che da 40 anni sta sul territorio e si, come dire, si prodiga per la cultura, per l'arte nell'ambito campano. Ed è iscritta nel registro delle associazioni del Comune di Napoli. Ogni anno facciamo una relazione di quello che abbiamo fatto durante l'anno e quindi continua l'iscrizione al comune. In stanno purtroppo per la pandemia non siamo stati capaci di fare niente, anzi devo scrivere, mi sono deputato, devo scrivere al comune e segnalare che abbiamo fatto appena una sola cosa a gennaio, poi per la pandemia siamo rimasti tutti bloccati, perché avevo un bel progetto che avevo presentato al comune, ma purtroppo non è stato possibile. Siamo stati penalizzati, io come tanti e tanti altri ristoratori e le pizzerie, che tra l'altro fisichette hanno tutto l'indugo, perché in alcuna parte sono tutti amici miei e sono solidale, solidale al massimo con i loro problemi. Lo voglio bene a tutto quanto. Allora, come ho fatto vedere, è inutile che prendo raccoglitori, eccetera, altrimenti qua facciamo notte. Quindi con tutto questo materiale io potrei lavorare, ma sapete con quant'anno? Basta che una commedia, la revisione un poco, solo che c'è un problema. Sì, perché alcune commedie in due, tre atti, che all'epoca si poteva fare, con 7, 8, 10 personaggi, e oggi come fa? E le altre cose? La gente vuole essere pavata, ah sì, vuoi soldi, e come faccio? Allora mi sono adattato, già con delle cose, l'ha fatta a due personaggi, oppure qualcosa mi ha dato l'idea per un monologo, e lo faccio subito. E stiamo a posto, va bene? Allora, amici cari, questa è la mia risposta a chi fa o strunzo, scusatemi l'espressione, e a chi gentilmente mi chiede delle notizie in merito a quanto ho scritto e a quanto ho realizzato nel corso degli anni. Un bacione a tutti, un abbraccio da Gennaro Mastravizza, il prossimo video dalla cucina. Non faccio che dopo cucini, non lo so. Però faremo sempre un bellissimo brindisi alla vostra e alla mia salute con un bicchiere.